Covid, ancora in risalita la curva dei contagi in Toscana, superata di nuovo quota 1000. Lotteria degli scontrini, ecco come partecipare, ma per i negozianti è una beffa, Confcommercio posticipiamo la partenza. 700 anni fa San Niccolò fu donato alla città di Prato, la scuola ricorda lo speciale anniversario. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Continua la risalita dei nuovi contagi da Covid in Toscana. Per il terzo giorno consecutivo si registra un'inversione di tendenza della curva, anche se va detto che all'aumento dei contagi corrisponde anche un incremento del numero dei tamponi eseguiti. Nell'ormai consueto post mattutino sul proprio profilo Facebook, il governatore Giani ha anticipato i dati in attesa della pubblicazione del bollettino regionale. Nelle ultime 24 ore in Toscana si registrano 1.071 nuovi positivi al Covid a fronte di 14.074 tamponi molecolari e 4.313 test rapidi effettuati. Ieri erano 929 con 426 tamponi in meno. E anche oggi il presidente della regione ha rivolto un pensiero e il suo personale ringraziamento a quanti lavorano negli ospedali, donne e uomini che ogni giorno sono costretti ad avvolgersi totalmente in queste pesanti tute protettive. E parliamo adesso della lotteria degli scontrini. Dal 1 dicembre i cittadini possono infatti generare il proprio codice per partecipare al concorso a premi che prenderà il via il 1 di gennaio. Ma i commercianti, alle prese con nuove incombenze, sono scettici e Confcommercio chiede di posticipare l'iniziativa. Sentiamo. Fare acquisti e partecipare ad una lotteria con premi in palio. È la lotteria degli scontrini, il concorso a premi legato allo scontrino elettronico. Nelle intenzioni del governo, un modo per scoraggiare i pagamenti a nero e incentivare invece quelli tracciabili. Dal sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it, messo a disposizione dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si potrà, utilizzando il codice fiscale, generare il proprio codice lotteria. Un codice che ogni volta che si farà un acquisto di almeno un euro, il cittadino potrà comunicare al commerciante prima dell'emissione dello scontrino per partecipare al concorso. Ogni scontrino genererà in automatico biglietti virtuali, uno per ogni euro di spesa. Sono previsti premi settimanali, mensili e il maxi premio finale sia per gli acquirenti che per i commercianti. Dal 1 dicembre i cittadini possono già generare il proprio codice lotteria. Dal 1 gennaio partirà la lotteria vera e propria. I commercianti non sembrano aver accolto con molto favore questa novità, anche perché saranno costretti o ad acquistare la pistola reggicodice o ad aggiornare il registratore di cassa. Ci saranno delle operazioni in più da fare, perché dovremo digitare il codice oppure sparare il codice che il cliente si dovrà procurare per fare la lotteria degli scontrini, oppure spiegare alle persone come ottenere il cashback, perché anche quello molti clienti ancora non sanno e non sono informati sul funzionamento di queste nuove iniziative. Se poi mi chiede cosa ne penso, dico, secondo me è un sistema da paese sottosviluppato, perché non credo ci sia in questo momento il bisogno di fare questo tipo di cose, le lotterie o quant'altro, perché ci sono ben altri problemi da risolvere, specialmente economici per le aziende. I clienti ancora non mi hanno chiesto niente, io mi sono informato, mi sto attrezzando, mi dovrebbero portare a giorni la pistola e il lettore di codice a barre per poterlo adeguare poi il mio registratore di cassa. Ancora non ci siamo attrezzati, si guarderà verso la fine dell'anno di provvedere. Sappiamo dell'uso della pistola per leggere i codici, o se no vanno inseriti a mano. E poi io penso che ora la priorità sia quella di riaprire i negozi, poi si penserà anche alla lotteria degli scontrini. No, sicuramente c'era tante altre strade da percorrere, ecco, creare cose cervellotiche dove già partendo dalla dicitura lotteria, insomma, mi sembra che non sia un aiuto alla categoria, ecco. Confcommercio chiede di prorogare la partenza dell'iniziativa. La lotteria degli scontrini va rimandata, prorogata assolutamente. Non è questo il momento di far impegnare gli imprenditori nell'adeguamento dei registratori di cassa, nell'adeguamento delle procedure aziendali, nella fase in cui non sappiamo se le aziende riapriranno, quale sarà l'impatto sul Natale. Quindi assolutamente questa, diciamo, scadenza prevista, che farebbe partire dal 1 di gennaio del prossimo anno la lotteria, assolutamente va spostata.
Senza parcheggio perdiamo clienti. A lanciare l'allarme sono i commercianti di Piazza Lippi e dintorni a seguito della chiusura del garage San Giorgio. Da qui la richiesta di aiuto rivolta al comune. Ce ne parla Stefano De Biase. I commercianti di Piazza Lippi uniscono le forze e chiedono una mano alle istituzioni per fare riaprire il garage San Giorgio. Lo storico parcheggio, dopo 50 anni di attività, ha chiuso lo scorso maggio. E da allora i commercianti di questa porzione di centro storico si sono ritrovati senza un punto di riferimento per la sosta dei loro clienti. Una situazione che alla lunga, complice anche il maltempo, sta facendo perdere clientela alle attività della piazza. Da quando ha chiuso il parcheggio San Giorgio, che è un parcheggio storico, perché sono praticamente... Da quando sono nato io so che c'è il parcheggio San Giorgio, da quando ha chiuso è un parcheggio qui nelle vicinanze, era molto comodo e da allora insomma sono mancati dei clienti o comunque trovano difficoltà nel parcheggiare in altri parcheggi, anche perché sono più distanti. Ne abbiamo risentito, in quanto chi viene a fare la spesa da noi spesso ha bisogno di avere l'automobile vicino per tornare a casa con spese un pochino ingombranti, un pochino più pesanti e tutto il resto. E la possibilità di avere qualcuno che ci aiuti da questo punto di vista è importante, insomma. Un'altra richiesta riguarda la stipula di convenzioni dedicate per la sosta dei clienti, sul modello di quanto avveniva in precedenza quando era attivo il garage San Giorgio. Per il momento i commercianti hanno provato ad aprire un dialogo col serraglio, senza però successo. Noi si dava un bigliettino e il cliente aveva il parcheggio pagato per un'ora. E per noi negozianti, qui il parcheggio non c'è, insomma, per noi ci faceva comodo. Diciamo così, ora siamo un po' più disagiati. La gente non sa dove lasciare la macchina, lascia in piazza Mercatale, sì, però io che fai il tratto a piedi, poi quando piove, insomma, per noi è più disagevole. Non c'è parcheggio, cioè quello del serraglio è sempre vuoto. Ho già chiesto io personalmente di fare una convenzione, cioè la gente arriva, parcheggia, danno il bigliettino, automaticamente mi fanno la fattura a me che la pago, una fattura a fine mese, in qualsiasi modo che, come voglia loro, e ci hanno detto è impossibile farlo. Ascolta, un parcheggio grande, vuoto, sempre in quella maniera, dobbiamo cercare il modo di riempirlo. Qualcosa comunque si muove per la riapertura del garage San Giorgio. L'assessore Flora Leoni rivela che c'è già stato un sopralluogo alla struttura da parte dei tecnici di Consiag Servizi per verificare l'opportunità di rilevare il parcheggio. La direttrice di Consiag Servizi, Maria Tripoli, invece apre al dialogo con i commercianti. Per quanto riguarda le convenzioni, dice, siamo disposti a sederci intorno a un tavolo e a parlarne tutti insieme, conclude. Ci sono segnali positivi che provengono dal mondo dell'imprenditoria cinese, un processo di consolidamento in atto che, se operato nel rispetto delle regole, potrà arricchire il distretto, soprattutto nella difficile fase post-Covid. Così in sostanza l'assessore regionale Stefano Cioffo, ospite ieri sera del settimanale di attualità Parliamoci Chiaro, dedicato al progetto del lavoro sicuro in occasione del 7° anniversario del rogo della Teresa Moda. Credo che ci sia un percorso di crescita, di un consolidamento anche nella parte dell'imprenditoria cinese, che non può che arricchire il distretto se operato nel rispetto delle regole sul luogo di lavoro, sulla fiscalità che è fondamentale, e in un rapporto di concorrenza che non può che essere positivo. Sta consolidando la competitività complessiva del distretto e ci sta rappresentando un distretto che da tessile sta diventando più propriamente il distretto della moda, che guardate riguarda tutta la città metropolitana, dall'Empolesi, Scandicci, Campi, Bisenzio. È una grande città con una vocazione industriale e con una capacità produttiva che non ha uguali in Europa. Quindi vorrei vedere anche i lati positivi di questo contributo, che sicuramente ci aiuterà anche nel post-Covid. Il Conservatorio di San Niccolò si appresta a compiere 700 anni dalla sua fondazione. La Scuola Paritaria Cattolica ha organizzato una serie di iniziative per festeggiare lo speciale traguardo, tra cui anche il progetto di restauro di una parte dell'antico complesso, così da poter ampliare la propria offerta formativa. Vediamo.
1 aprile 1321. Ad Avignone muore il cardinale Niccolò da Prato e in quel momento, grazie a un suo lascito testamentario, iniziano a prendere forma il monastero e la chiesa di San Niccolò. 700 anni dopo, il conservatorio di San Niccolò, la scuola paritaria cattolica erede di quella secolare fondazione, ha promosso una serie di iniziative per celebrare questo speciale anniversario. Il primo segno è stato la piantumazione di un frutteto nel cosiddetto orto di vigna, una delle grandi aree verdi che circondano l'antico complesso. Poi seguiranno un concorso letterario rivolto a tutti gli studenti di Prato, un ciclo di visite guidate curate da Artemia alla scoperta di questo scrigno che si trova nel centro città e la presentazione di un docufilm dedicato all'importante figura del cardinale Niccolò, coevo e amico di Dante e Petrarca e al suo grande dono, quello di aver dato vita a San Niccolò. Vogliamo sottolineare proprio il valore di questi uomini che donavano alla fine della vita quello che parte del loro patrimonio per la comunità a cui appartenevano. Oggi questa cultura del dono che vogliamo recuperare è una cultura che rischia spesso di essere assente, si lascia ai propri figli, non si lascia al mondo. Questo settimo centenario si concluderà il prossimo anno con la presentazione di un progetto ambizioso. Gli spazi attuali non ci bastano, non ci sono sufficienti per raccogliere la domanda che abbiamo su Prato e dintorni, per cui ci sentiamo la responsabilità, ma anche il dovere di progettare qualcosa di nuovo per il futuro scolastico. E qualcosa di nuovo è o potrebbe essere, perché ancora siamo in fase di studio progettuale, il restauro ai fini scolastici dell'ala del noviziato. La parte bisognosa di un intervento di restauro è quella grande struttura inutilizzata ormai da decenni, prospiciente l'ala valentiniana. L'idea è quella di trasferirci la materna al piano terra e al primo piano tutte le classi del liceo, un sogno che la Fondazione spera di poter realizzare anche con il contributo della città. Prosegue su TV Prato il ciclo di performance e concerti Open Factories organizzato in alcune delle più suggestive aziende del distretto tessile pratese nell'ambito del Festival dell'Economia Circolare RECO. Stasera alle 21.20 andrà in onda la performance di Riccardo Nori, chitarrista pratese che ha collaborato con artisti italiani e internazionali e storico chitarrista di Jovanotti. Musicista e compositore, nel settembre 2018 ha pubblicato il suo primo disco solista Sonoristan, accompagnato dai musicisti Donald Rand e da Leonardo Baggiani, Onori si esibisce nella particolare location dell'Archivio Manteco, suonando una chitarra costruita con legni recuperati dai relitti dei barconi approdati a Lampedusa tramite il progetto Mare di Mezzo. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Immagine satellitare eloquente, un'intensa area perturbata sta interessando gran parte d'Europa e l'Italia centro-settentrionale, con condizioni di maltempo previste anche sulla Toscana. Ma andiamo a vedere le condizioni meteo attese nel dettaglio. Nel pomeriggio sera di oggi cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse, particolarmente intense e persistenti sui settori di nord-ovest, venti forti meridionali, mari fino ad agitati al largo, temperature in aumento. Per quanto riguarda la giornata di domani sabato, maltempo diffuso su tutta la regione con frequenti precipitazioni che potranno risultare a tratti abbondanti e persistenti, in particolare sui settori occidentali della Toscana. Venti moderati o forti meridionali, mari ancora molto mossi o agitati, temperature in ulteriore aumento, in particolare nei valori minimi, che potranno risultare superiori ai 10 gradi nelle aree interne di pianura. Infine un invito caloroso a compilare il questionario sul servizio meteo,
questionario che trovate al seguente indirizzo. Grazie per la collaborazione. E con il Meteo è tutto, il telegiornale termina qui, l'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30, vi ricordiamo inoltre alle 17 la diretta del Santo Rosario e a seguire la celebrazione della messa dal Duomo di Prato. Grazie per averci seguito e arrivederci.